risultato davvero straordinario, con percentuali in molti casi bulgare, e la dimostrazione credo che insomma non solo abbiamo una buona squadra di governo cittadino, ma anche nei quartieri è un ulteriore segnale di fiducia da parte dei pesaresi nei confronti dell'amministrazione comunale. Sono queste le parole a caldo del sindaco di Pesaro commentando il risultato del voto per il rinnovo dei consigli di quartiere. La lista Un Gran Bel Po' vince nei 12 quartieri con un'ottima affluenza e partecipazione dei cittadini alle votazioni svolte domenica scorsa, confermando campioni assoluti per i prossimi 5 anni, dove tutti e 12 quartieri saranno attrazione PD. La squadra politica ieri ha festeggiato il risultato ottenuto in un noto ristorante pesarese. Siamo pronti a lavorare per migliorare tutti i quartieri della città e siamo sicuri che la nostra squadra lo saprà fare al meglio, coinvolgendo anche chi non è riuscito a essere eletto, ma sicuramente sarà in prima fila nel lavoro dei quartieri. La lista di centrodestra Ascoltiamo Pesaro non è riuscita a ottenere la maggioranza dei 7.192 pesaresi che si sono recati alle urne. Il quartiere che ha registrato la maggiore partecipazione è il San Bartolo, con il 20% degli aventi diritto al voto. Il secondo quartiere con la percentuale più alta di affluenza è Colline e Castelli, con il 15,4%, pari a 608 votanti. Il centrosinistra ha battuto il centrodestra con il 74% contro il 26%. Segue come percentuale di affluenza Pozzo Borgo Santa Maria con il 14,8%, dove quartieri Pesaro Un Gran Bel Po' si imposta con il 76% contro il 24% di Ascoltiamo Pesaro.